così tante cose di cui preoccuparsi. Del sole. Spero che vada tutto bene. Il Carja, le loro vesti e i loro profumi. Dagli un gabinetto e si attenderanno al gran signore. Piacere vederci. Salute, Aloy. Sono noto come Marad l'Onesto. Prego, seguimi. Servi per un'importante consultazione. Che cosa intendi? Dov'è Erend? È dentro, con il Re Sole. Dove andremo noi, senza indugiare. Meno male. Ho qualcosa di urgente da riferire al Re. Avrai la tua occasione. Seguimi, prego. Tutta questa gente è qui per vedere il Re Sole? Sì, sono tutti venuti a chiedergli un favore. Poco piacevole, ma è politica. Il Re Sole è desideroso di incontrarti. La domatrice di macchine con un curioso occhio per il dettaglio. Intrigante. Non sono qui per intrigare te. Troppo tardi. Gli Oseram ricevono un trattamento speciale. Io vorrei agli stranieri del selvaggio. Io sono qui da 2 ore, questa Nora arriva e salta la fila. Ignorali. I nobili sono come bambini che piangono se non ricevono una seconda porzione di dolce. Com'è il Re Sole? La cosa più importante è che non è come suo padre. Credo che lo riterrai un uomo ragionevole. Aloy dei Nora, colei che vede l'invisibile. Benvenuta. Mi hai reso un servizio lodevole. Erend, dille cosa sai. Ho controllato la tomba di Ersa. Avevi ragione, Aloy. Il corpo non ha la cicatrice sotto il ginocchio destro. L'ho fatta io, Ersa, da bambini con una spada giocattolo. Se il corpo non è di Ersa, dobbiamo supporre che sia ancora viva. E non intendo abbandonarla. Sappiamo solo che è stata rapita. Non da chi. A questo penso io. Ersa ha un nemico fra gli Oseram. Un condottiero di nome Dervahl. Impossibile. Tutti i clan della conquista gli danno la caccia fin dalla liberazione. Dovrebbe essere morto a quest'ora. Nessun altro Oseram ha un motivo e l'ingenuità di attirare Ersa in trappola. Sono sicuro che lo troverete nascosto vicino al confine. Ho già inviato un agente a indagare. È in attesa di nostri ordini al mercato di Rupestria. Inviando truppe al confine provocherei gli Oseram, ma potrei mandare le avanguardie. E magari una Nora eccezionalmente capace. Erend, Marad, devo parlare da solo con lei. Detesto approfittarne dopo quello che hai fatto, ma questa faccenda è molto importante per me. Sembra che tu tenga molto a Ersa. Senza le sue avanguardie Oseram non sarei mai riuscito a liberare Meridiana e porre fine al brutale regno di mio padre. Da allora non è stato semplice mantenere la pace fra le tribù. Ma Ersa sa come far ragionare la sua gente. Per questo mi serve di nuovo al mio fianco. E subito. Chi è Dervahl di preciso? Per capire Dervahl, devi prima capire mio padre. Si credeva davvero un dio del sole. La sua mente era deviata. Credeva che i sacrifici di sangue risolvessero... beh, tutto. Per questo ha assalito le altre tribù, specialmente gli Oseram. Ma Dervahl ha risposto. Ha creato armi potenti e guidato la sua gente. Mio padre ha ricambiato con la più spietata crudeltà. Ha catturato sua moglie e sua figlia. Le ha sacrificate nel cerchio del sole. Gli assassini dei Nora. Ho scoperto che sono una fazione dei Carja delle Ombre, chiamata Eclissi. Stanno riesumando armi antiche. Macchine che corrompono e controllano altre macchine. Vogliono usarle per colpire Meridiana. Ho visto la loro base, a ovest di qui, nelle montagne. Quando attaccheranno, arriveranno da quella direzione. Ma il punto è che non vogliono realmente la città. È difficile da spiegare. Ma il vero bersaglio è la Guglia. Se la conquistassero, risveglierebbero altre macchine antiche dalla Terra, più di quante possiamo fermarne. Quello che dici conferma i rapporti di Marad, una cellula dei Carja delle Ombre. Macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Ordinerò il rafforzamento delle fortificazioni a ovest della città. Quanto alla Guglia, cercherò di difenderla. Ma non a discapito di Meridiana. Ma da un momento all'altro succederà. Cercheremo di essere pronti. Ma nel frattempo, Ersa resta la mia priorità. Ti prego, devo trovarla. Vorrei chiederti qualcosa sul dominio e sulla sua politica. Con piacere. Ti definiscono un dio del sole che ha ucciso suo padre per unire le tribù in armonia. Quanto c'è di vero? Dicono che puoi vedere l'invisibile, colpire una freccia a 50 passi e domare le macchine a prima vista. Quanto di questo è vero? Abbastanza, direi. Beh, mi piacerebbe unire le tribù in armonia, ma hai visto di quanti sudditi devo occuparmi prima? Forse più avanti. Però che palazzo il tuo? Da qui le persone in fondo alla messa sono minuscole. Non ti piace? Beh, ti confesso una cosa. Neanche a me. Ma serve pazienza. Non basta un'alba a cambiare le cose. Ma possono cambiare se la gente vive nei palazzi? Forse. Prima o poi. La gente come te mi aiuta a sperarlo. La tua politica sembra essere davvero complicata. Gli Oseram sono amici, ma anche nemici? Non avrei mai liberato Meridiana senza l'aiuto di Ersa e delle sue lame fiere Oseram. Molti di loro vivono qui. Ma gli aldermanni dei clan Oseram della conquista sono invidiosi del suo successo. E così molti nobili Carja. È una situazione instabile, specialmente dopo che mio padre ha tormentato gli Oseram per anni. Ersa mantiene la pace, promettendo un futuro di benefici reciproci. Ma alcuni, come Dervahl, non demordono mai. Cosa puoi dirmi dei Carja delle Ombre? Cosa hanno a che fare con Ersa? Sono tutto ciò che resta del regime di mio padre, che resiste nella fortezza di Tramonto a ovest. Come a lui, a loro importa solo il dominio. E cercano di attingere al potere del sole, versando sangue in suo nome. Ersa mi ha aiutato a sottrargli la città, rendendoli capri espiatori. Dervahl lo sapeva, ovviamente, e così ha agito. Devo andare ora. Lo so. Beh, dicono che non sia da re supplicare. Ma ti prego, trova Ersa per me. Chi lo dice? Marad, per esempio. Non esitare a parlare con lui o Erend se hai altre domande. Ho sempre saputo che i Nora sarebbero... da lasciar comandare alle donne. Lavoro tutto il giorno mentre i nobili si pavoneggiano con le loro vesti. Come potevamo porci a Giran quando diceva che il sole esigeva sangue? Ne paghiamo ancora il prezzo. Questo l'ho già visto 4 volte. Una piantina utile. È finita. Inizia la battaglia. Bene, posso usarla. per lo speriglio! Una reliquia di qualche tipo. Probabilmente è Banuk. Ottimo. Questa deve essere Rupestria. L'uomo di Marad dovrebbe essere al mercato. Non capisco una cosa su Meridiana. Ci sono decorazioni dappertutto. Proprio imbarazzante. Dov'è l'uomo di Marad? Ne ha avuto di tempo per indagare. Dobbiamo cercarlo. Direi. Sono io oppure i Carja camminano piano? Non hanno posti dove andare? Mi mancano molte cose che non conquistare. Comincia a piacermi anche il dominio. La vita nella conquista non era facile, almeno non mi annoiavo così. Non ho tempo di chiacchierare, ho conti da pagare. tenere acceso il carbonio. Beh, qualcuno se n'è andato da poco ed era di fretta. Deve essere l'uomo di Marad. Quelli di Dervahl l'avranno beccato. Forse perché ha scoperto qualcosa. Guarda. Sembra che abbia disegnato una mappa col sangue. Vero, quel tipo di mappe che sai che è meglio seguire. Quella sarà Rupestria. Ha segnato un punto a nord. Forse Dervahl si trova lì. I miei uomini aspettano fuori dalla città. Li raduno e ci vediamo lì. Non si è mai troppo preparati. Meglio non farsi notare per ora. Macchine. Sembra siano state incatenate. Dervahl è un fabbro. Probabilmente le usa per gli esperimenti o per sfruttarne dei pezzi. Potrei usarle per creare confusione. Vado per prima. Aspettate l'inizio dello scontro. Va bene, ti copriamo le spalle. Uomini di Dervahl. Intrusi! Sguinzagliate le macchine! Sparate alle catene! Avete fatto un grave errore! Intrusi! Pinzagliate le macchine! Sparate alle catene! Dervahl dice che mangerai. Ersa deve essere qui. Dobbiamo passare. Probabilmente usano questi per ripararsi dall'orribile fragore. Questo andrà bene. Erend. Dervahl voleva distruggermi. Povero illuso. Avrei dovuto essere con te. Perché non mi hai cercato? So di essere un inutile ubriacone, ma... No, idiota. Ho ricevuto un messaggio da Dervahl. Voleva parlarmi. Non ti ho cercato perché sapevo che era una trappola. Non volevo esporti. Non sapevo fosse ben architettata. Pensavo di eliminarlo. Ora ascolta. Dervahl ha in mente qualcosa di grosso a Meridiana. Dice che costringerà Avad a guardare il fumo coprire il loro prezioso sole. Il re ha bisogno di te. Ora basta giocare. Dovrai crescere e in fretta. Lo farò. Promesso. Ti conviene come, fratellino? Ersa. No, no, ti prego. Non ti deluderò. Promesso. Erend. Mi dispiace. Dobbiamo trovare Dervahl. Ma Meridiana è troppo grande. Io guarderò fra le sue cose. Ci aiuteranno a trovarlo. Solo note sulle sue creazioni. E una lettera nascosta fra le pagine. Cosa ha imparato Dervahl dai suoi marchingegni? Mi interessa davvero. Che strano dispositivo. Ha una bella fattura. Cosa succede se lo aziono? Sembra che ora funzioni. Ecco. Adesso dite qualcosa, rondinelle. Non so, che cosa vuoi che dica? Quello che vuoi. Voglio solo sentire le vostre voci e conservarle. Io canto, papà. La 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 la. Ecco, una canzone e una risata. Meglio delle parole. E adesso potrò ascoltarle ogni volta che vorrò. Abbiamo finito allora? Fila a letto tu. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. È andata. Che cosa faremo? Gli assalti sono sempre più vicini a Prima Fonte. Quanto ancora potremo nasconderci? Come... Questa macchina è stata distrutta con precisione. Credo di aver trovato qualcosa di utile. Ora torniamo al palazzo. Vai. Non ci metterò molto, ma ho bisogno di restare con mia sorella.